Allora, amici del Sagittario, andiamo a vedere come sarà per tutti quanti voi questo mese di maggio 2022. Questo video andremo a vedere le previsioni, la prima parte a livello astrologico, quindi quali saranno i transiti più importanti di questo mese, li elencheremo ad uno, quindi prendete foglio e penna così sapete più o meno le giornate, quali sono le giornate più importanti e dopodiché prenderemo delle carte, degli oracoli, dei tarocchi per capire un po' il messaggio che vogliono darvi le mie carte. Perché è la prima volta che visita il mio canale, io sono Astro, grazie per essere qui, mi raccomando lasciate il vostro like, il vostro commento, se siete nuovi scrivetemelo, lasciate magari un vostro commento, ditemi da dove venite, qual è il vostro segno, eccetera, eccetera, quello che preferite. E per qualsiasi informazione nella descrizione in basso qui trovate la mia mail, la mia pagina web. E potete prenotare il vostro consulto proprio sulla pagina web. Mi raccomando, fatelo lì direttamente perché io nel giro di 24-48 ore vi contatto per prendere un appuntamento con me. Allora, andiamo a vedere quindi subito. Ovviamente saluto tutti i Sagittario che mi seguono da sempre. Grazie mille, siete speciali anche voi. Quindi andiamo a vedere subito questo maggio 2022 come sarà a livello astrologico. Allora, giorno 2 di maggio, Venere entra nel segno amico dell'Ariete. Questa è veramente qualcosa di molto speciale per voi perché Venere in Ariete vi dà finalmente la grinta, la voglia anche di voler vivere delle emozioni che fino a questo momento forse non avete voluto vivere. Una Venere forse leggermente impulsiva perché l'Ariete, insomma, è il segno dell'azione, il segno del voler vincere, la voglia anche in qualche modo di poter mettersi in gioco su molte situazioni, però è anche vero che questo sarà una Venere che fino al 28 di questo mese di maggio transiterà proprio in un segno amico come il vostro, di fuoco, un segno amico, un segno che darà un trigono di fuoco bellissimo. È un trigono che toccherà il campo numero 5. Il campo astrologico numero 5, ragazzi, rappresenta proprio il campo dei flirt, delle conoscenze nuove, del lasciarsi andare finalmente, del liberarsi forse anche un po' più con spensieratezza e soprattutto è il campo della positività, dell'allegria, della creatività. Sarete molto creativi anche sulle questioni economiche, avete proprio questa voglia di lasciarvi andare, di liberarvi da alcune situazioni che forse fino a questo momento avevano un po' chiuso, no? In questo preciso istante. Allora, io ve lo dico, poi il 10 avremo anche Giove che entra nel segno dell'Ariete. Questo è un Giove pazzesco per voi. E beh, finalmente, dopo 2 anni di difficoltà, sentirete un'energia diversa. Dovete puntare in alto questa volta, dovete veramente credere nel massimo, in quello che veramente avete bisogno, costruire una casa, avere dei figli, voler comunque diventare dei genitori, perché il campo numero 5 è proprio il campo dei figli e quindi in qualche modo c'è proprio la voglia di voler raggiungere un determinato livello nella vostra vita, non soltanto si diventa. No, non si raggiunge un livello solo diventando genitore, però cioè, ci saranno persone che vogliono diventare degli artisti, delle celebrity o diventare qualcuno nella vita. Giove vi permetterà da questi mesi di capire realmente la vostra strada. Poi Giove ritorna in quadratura, perché ritorna in pesce ad ottobre fino a dicembre. Il prossimo anno sarà un'esplosione per voi, quindi approfittate di questi mesi tra Giove diretto e Giove retrogrado per capire qual è la vostra direzione e questo è il mese dove potete capirlo. Allora, forse non proprio maggio, perché avrete Mercurio retrogrado in opposizione, sempre il giorno 10, quando Giove entra, Mercurio vi ci aspetta, però frena un attimo. Perché l'esplosività di Venere il 2, l'esplosività di Giove il 10, verranno comunque rallentate un attimo da questo Mercurio retrogrado. Secondo me, proprio vedete, il cielo non lo fa apposta, ma ve lo dice. Fermati un attimo, rifletti attentamente. Mercurio retrogrado nel settimo campo rappresenta innanzitutto situazioni sentimentali che devono essere rivalutate e riviste attentamente. Forse approfondire di più delle relazioni e capire cosa c'è dentro a questa persona e se veramente ne vale la pena continuare o meno. Lo capirete perché Mercurio ve lo farà capire. Poi il relazionarsi con le altre persone, c'è bisogno di più tatto, secondo me, amici del Sagittario. Quindi sembra quasi che volete stare con le persone che sapete che vi vogliono bene, con le persone che ci sono sempre e non con le persone superficiali, magari persone che sì, sono semplicemente arrivate per un po' di tempo e poi
basta, sapete che non vale più la pena. Questo è un periodo molto forte, anche perché poi il 24 mi collego all'energia dell'Ariete, che per voi è una bellissima energia sul campo numero 5. Il 24 di questo mese di maggio ci sarà anche poi l'entrata di Marte in Ariete, che è il suo reggente, quindi ancora un po' una spinta forte. Solo che tra Mercurio retrogrado nel segno dei Gemelli e il 21 il Sole entra nei Gemelli, sapete che questa è una stagione in cui dovete azionarvi, agire, ma nello stesso tempo capire realmente qual è la vostra strada. Lo farete, io ve lo dico, soprattutto il giorno 16. 15, 16, 17, 18. Queste sono giornate paurose. Sono giornate dove il cielo vi dirà proprio: questa è il tuo destino. Ma attenzione agli incontri, attenzione a cose del passato, attenzione ai messaggi karmici durante queste giornate. Ve lo dico perché avremo un'eclissi di luna nel segno dello Scorpione. In realtà, ragazzi, in Italia, nella nostra time zone, nella nostra zona di tempo, è già nei primi gradi, anzi gradi zero del Sagittario, questa eclissi, o comunque prende comunque anche i gradi del Sagittario, perché l'eclissi si formerà intorno al 28esimo punto qualcosa, quindi 29esimo grado dello Scorpione, entrando proprio nel segno del Sagittario. Quindi tra il vostro 12esimo e il primo campo ci sarà proprio questa eclissi che trasformerà completamente intorno al giorno 16 voi dei amici del Sagittario. Questo è veramente molto interessante, molto bello, non sottovalutatelo assolutamente, perché credo sia arrivato veramente il momento anche di prendere una decisione fondamentale nella vostra vita. Se ci sono state cose del vostro passato, dato che questa eclissi si forma nel 12° campo, dovete guardare profondamente, anche a livello trascendentale, diciamo così, esoterico, cosa vuol dire un determinato messaggio, cosa vogliono dire determinate situazioni. Andiamo avanti, abbiamo già visto il Sole che entrerà il giorno 21 nel segno dei Gemelli, il vostro segno opposto, Marte il 24. Vedete come il cielo sostanzialmente dice: sì, io ti do la forza, ma nello stesso tempo ti chiedo di non correre, di essere molto attento. Ecco, ti dà sempre qualche pianeta in opposizione per dirti fermati ad ascoltare e non partire in quarta. Bello, perché voi siete un segno di fuoco, e come tutti i segni di fuoco, l'Ariete o il Leone, siete anche abbastanza impulsivi su determinate scelte. Il giorno 28 avremo una Venere che entrerà nel segno del Toro, e già da lì inizia un cielo molto più pratico, e poi abbiamo una luna nuova nel segno dei Gemelli, giorno 30, che raffigura un po' per voi l'inizio anche di una nuova relazione, di un nuovo amore, di una nuova realtà, qualcosa che sostanzialmente vi è molto utile in questo momento, proprio vivere delle novità di amore, o anche voi vivervi delle relazioni, anche se le avete già, però in maniera diversa, meno difficile, meno difficoltà. Avete proprio bisogno di questo in questo momento, va bene? Allora, Sagittario, spero che questo messaggio a livello astrologico vi sia utile. Andiamo a vedere adesso con le carte. Intanto voi mandatemi un messaggio, scrivete cosa ne pensate. Qual è il vostro ascendente? Qual è la vostra luna? Allora, vediamo il primo messaggio che abbiamo: la generosità, e questo è un po' tipico anche del vostro essere. Abbiamo la carta dell'autorità e le questioni pratiche della vita. Dovete essere molto forti in questo periodo a prendere delle decisioni molto importanti. Da una parte potrebbero esserci dei riconoscimenti molto utili a livello anche lavorativo. Penso che finalmente qualcuno riconosca il fatto, dei superiori soprattutto, riconosceranno il fatto che voi siete le persone che vi impegnate tantissimo sulle questioni lavorative. Questo riconoscimento è veramente importante, perché in senso pratico toccherete proprio con le vostre mani, o vedrete proprio dei grandi risultati, soprattutto a livello lavorativo. Queste carte sono molto pratiche, sono molto lavorative, quindi mi raccomando, avanti così, anche se lavorate da soli, voi che vi gestite un tempo fantastico, perché questo è un momento dove potete anche forse festeggiare in maniera molto positiva quelle che sono dei grandi risultati della vostra vita. Sono carte dove mi viene da pensare che qualcuno diventerà, ecco perché vi dicevo, dovete puntare in alto in questo periodo, non potete rimanere sempre così basso, ma dovete essere pratici, dovete azionare questa vostra capacità.
chi è capace di scrivere, chi è capace di essere un pittore, chi è capace di essere qualcuno nella vita. Voi dovete diventare quel massimo sostanzialmente. Giove in Ariete ve lo chiederà e vi aiuterà tantissimo. Ricordo che almeno fino al 3 di giugno, appena uscito Mercurio retrogrado, sentirete proprio questa grande spinta e questa grande voglia di diventare qualcuno. Ci sono delle scelte che devono essere prese in maniera definitiva, anche molto matura. Forse sono scelte dure, però in qualche modo devono essere fatte proprio perché soltanto voi potete prendere queste scelte, solo voi potete parlare con determinate persone o solo voi potete in qualche modo parlare chiaro su una determinata situazione. Questo sarà molto utile. Qui abbiamo comunque una figura di autorità molto importante che potrebbe anche essere un genitore con cui magari affrontare delle discussioni riguardante dell'eredità e perché no, capire anche un po' come risistemare determinate situazioni. Va bene? Allora, prendiamo tre carte dei miei tarocchi. Innanzitutto vediamo cosa abbiamo come fondo al mazzo. 9 di bastoni, una carta spesso anche di autodifesa, ma credo che sia più che altro mettere un po' delle cose in chiaro con le persone intorno a voi, l'aiuto anche forse di una persona per poter concludere un affare, finire un lavoro, e ci sarà proprio la necessità di una mano amica che in questo momento possa aiutarvi. Allora abbiamo la carta del cavallo di bastoni, quindi una carta che è proprio la vostra carta di avventura, di voler viaggiare nel mondo. Wow, sotto le autorità è uscito proprio l'imperatore. Quando è l'esito, bellissime queste carte. Siete proprio voi, eh? Siete proprio, credo che da questo momento in poi si apre proprio un mese dove avrete delle grandissime occasioni. Questo imperatore potrebbe anche essere un uomo che entra nella vostra vita, leggermente più grande di voi, ma che comunque ha una figura molto importante, ha un lavoro molto importante, una persona quasi delle istituzioni, sì, un po' freddo, come dico sempre con l'imperatore, ma che nel tempo poi diventerà qualcuno di molto importante per la vostra vita. Effettivamente nasce come avventura, però poi si trasforma in qualcosa di molto interessante. Ricordatevi il vostro quinto campo, quello che vi ho detto, no? Il campo dei flirt. C'è bisogno anche di lasciarsi andare. Ocio, perché questo potrebbe essere magari un capo o qualcuno che lavora nella vostra impresa, un cliente, e scatta qualcosa di molto interessante, quindi guardatevi intorno. Abbiamo la carta dell'esito, questo è interessante perché qui abbiamo veramente questa sensazione per gli amici del Sagittario. Voi avrete una grande occasione proprio di vincere su qualcosa, sentirete proprio un'energia che vi travolge in questo momento e dovete veramente dare il massimo durante questo periodo perché saranno veramente delle giornate o delle situazioni molto interessanti, va bene? Allora, vediamo l'ultimo messaggio del nostro maestro Osho, le carte di Osho. Questa è proprio la carta del Sagittario, non so se potete vedere l'immagine, sembra proprio un Sagittario che sta cambiando visione, quindi una nuova visione della propria vita, il voler prendere il controllo della propria vita e capire realmente dove poter arrivare su determinate situazioni. E sì, credo che questo sarà un mese estremamente importante per tutti quanti voi. E devo dire la verità, sono molto contento perché in parte era proprio quello che meritavate in questo momento. Quindi fate proprio il vostro passo, cercate veramente di costruirvi la vostra vita, date il meglio, ecco, questo è l'unico consiglio che vi posso dare. Grazie amici del Sagittario, noi ci sentiremo presto, un abbraccio, ciao.